All'Auditorium Comunale di Loro Ciuffenna un momento interessante con tutte le scuole del territorio, i ragazzi presenti, il WWF, Alcedo, CSA. Insomma, stiamo parlando di una bella campagna che ha interessato i ragazzi, le associazioni del territorio, per imparare a riciclare bene le pile e gli accumulatori portatili. Il progetto è partito da WWF Ricerche e Progetti. Il progetto è partito da una collaborazione istituto del WWF Ricerca e Progetti insieme al WWF Italia e RP Italia, che è il consorzio che si occupa del riciclo, di gestire appunto il riciclo di tutte le pile. È un bel progetto di educazione ambientale ed è il secondo anno che si ripete su tutto il territorio nazionale. Quest'anno ha visto coinvolti 22 istituti da nord a sud in 6 province italiane. E qui nel Val d'Arno c'è stata un'ottima risposta, tant'è vero che la scuola qui di Loro Ciuffenna si è aggiudicata il primo posto per la raccolta delle pile esause. Hanno raccolto tantissime pile per un totale circa di 660 kg, che diviso il numero di studenti fa 5 kg a studenti di pile esause raccolte. Un ottimo risultato, noi siamo molto soddisfatti e molto contenti che un comune della provincia di Arezzo abbia vinto questo importante premio. Ci auguriamo che questo non sia un'unica occasione, ma sia l'occasione da cui deve partire poi una sensibilità di questi ragazzi, ma di tutta la cittadinanza per l'ambiente. In questo caso sono state le pile e le batterie, ma questo deve essere un inizio per una tutela del nostro ambiente a 360 gradi. È stato un intervento di educazione ambientale su tutte le classi e veramente noi non ci aspettavamo un risultato del genere e abbiamo visto che i ragazzi comunque si erano interessati ai nostri laboratori di educazione appunto ambientale su cosa sono le pile, su come si recuperano. I ragazzi che poi trasporteranno e trasferiranno in famiglia questa sensibilità. È quello che ci auguriamo, anche perché ci è piaciuto appunto il fatto che i ragazzi siano riusciti a fare propria questa iniziativa, ad accoglierla. Quindi il bello per chi fa educazione ambientale è proprio quello di riuscire a trasmettere e a lanciare il cambiamento verso un'educazione più sostenibile.